In tutta Italia la CGIL sta raccogliendo delle firme per chiedere l'abrogazione di leggi che riguardano in particolare l'aspetto occupazionale. Ce lo spiega il segretario regionale di CGIL Basilicata, Angelo Summa. Sì, stiamo raccogliendo le firme in tutta Italia per poter ridare dignità e valore al lavoro contro la precarizzazione che ha subito il lavoro negli ultimi anni, in particolare sul Jobs Act, abrogare il Jobs Act e ripristinare l'articolo 18 per tutti i nuovi assunti dopo il 2015. Come sappiamo, oggi non c'è più la reintegra se uno viene licenziato ingiustamente, è previsto solo un compenso economico. Questo rende i lavoratori più deboli, quindi stiamo raccogliendo le firme per ridare dignità al lavoro e soprattutto il diritto che se viene licenziato ingiustamente ad essere riassunto. L'altro quesito referendario riguarda gli appalti per superare tutti i subappalti e la responsabilità del committente. Il terzo referendum è sul tempo determinato. Come sappiamo, il tempo determinato è stato anch'esso troppo, voglio dire, allargato come sfera, quindi noi riteniamo di reinserire nel tempo determinato la causale, perché un datore di lavoro ricorre al tempo determinato perché il rapporto prevalente è il tempo indeterminato. L'altro quesito referendario riguarda anche le piccole e medie aziende per togliere il tetto, vuole dire, del massimo compenso delle 6 mensilità, perché se oggi uno viene licenziato in un'azienda sotto i 15 dipendenti, il tetto massimo del risarcimento economico è fissato su un massimo di 6 mensilità. Noi riteniamo che il tetto vada tolto, che sia il giudice a stabilire che se viene licenziato anche in un'azienda sotto i 15 dipendenti, qual è il compenso economico che deve essere riconosciuto.